Il rimorchiatore Mare Ionio ha attraccato nella notte al porto di Lampedusa per far sbarcare 49 migranti, tra cui 15 minori non accompagnati. I migranti provenienti dalla Libia erano stati recuperati su un gommone al largo del Mediterraneo. L'imbarcazione della ONG Mediterranea Saving Humans, battente bandiera italiana, è stata posta sotto sequestro probatorio dopo che la Guardia di Finanza ha interrogato nella notte il comandante Pietro Marrone, appena attraccato al molo siciliano. La procura di Agrigento infatti ha aperto un'inchiesta per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, contestando al comandante di aver disobbedito all'ordine della Finanza di spegnere i motori mentre era ad un miglio dalle acque territoriali italiane, perché non avevano l'autorizzazione ad entrare in Italia. Ma il comandante del rimorchiatore ha sostenuto che il mare era forza 7 e c'erano onde alte 2-3 metri, quindi avevano bisogno di tenere accesi i motori per garantire l'assetto della nave e di conseguenza per salvare le 49 vite umane. Con i motori accesi la nave ha proseguito la sua rotta fino ad attraccare al porto di Lampedusa. La procura di Agrigento ha deciso di interrogare in giornata anche l'equipaggio della Mare Ionio e i migranti salvati in mare, tutti scappati dalla povertà da paesi dell'Africa subsahariana.